Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Come potete intuire dallo sfondo di questo video, una delle librerie che ho a casa, oggi non parlerò di cinema ma bensì di libri. Ho deciso di iniziare dunque questa rubrica di recensioni, diciamo, di libri con un libro di una scrittrice che io apprezzo molto. Il libro in questione è Scene di famiglia di Yungiri, scritto nel 1997 e pubblicato in Italia nel 2001 dall'editore Marsilio. Il libro conta solamente 140 pagine e io l'ho ricevuto in regalo per il mio compleanno, ma lo potete trovare in commercio al prezzo di 11 euro. Piccola premessa riguardo l'autrice. Yumiri è una scrittrice sudcoreana ma che è nata e cresciuta in Giappone e tuttora vive lì con il suo figlio, di cui però non vuole svelare la paternità. Io ho trovato questo libro molto autobiografico perché leggendo varie interviste di questa scrittrice ho scoperto che lei ha vissuto molto male la sua infanzia e la sua adolescenza, perché essendo sudcoreana abitante in Giappone è considerata una minoranza e quindi è sempre stata scattata, messa da parte. Ha veramente vissuto male questa cosa e tra l'altro non ha mai avuto dei bei rapporti con la famiglia. E questo libro, secondo me, vuole appunto parlare degli strani equilibri, dei rapporti, diciamo, un po' ipocriti di una famiglia. La protagonista è Sumi, una giovane ragazza indipendente, ha il suo appartamento, ha il suo lavoro nel settore pubblicitario, quindi riesce a mantenersi senza alcun problema, però diciamo che è in qualche modo un po' sconfitta, un po' abbattuta da questa vita, perché non ha mai avuto, diciamo, un grande rapporto con la famiglia, in quanto anzi sono 20 anni che non la rivede più. Un padre violento, una madre che li ha abbandonati, ha abbandonato lei e i suoi due fratelli per andarsene con un altro uomo, quindi potete capire, diciamo, come è cresciuta questa ragazza. Un giorno però si ritrova davanti al portone di casa tutta la sua famiglia riunita lì per festeggiare il suo compleanno, con un mese tra l'altro in anticipo, e questo solo perché hanno deciso di creare un film sulla loro famiglia. Vedremo madre, padre e i due fratelli riuniti lì davanti di lei con alle spalle una troupe cinematografica. La sorella di Sumi, Yoko, è, diciamo, un'attrice, un'aspirante attrice, che confidandosi con un regista e parlandole appunto della famiglia, della sua famiglia, alquanto distrutta, diciamo, lacerata dalle varie incomprensioni e dai vari traumi, praticamente questo regista decide di creare appunto un film sulla loro famiglia, creando una sceneggiatura sui racconti di Yoko. Sumi, per fare un favore a sua sorella, accetta di partecipare a questo strano progetto. Però la cosa strana è che quando farà entrare famiglia e truppo nel suo appartamento, noterà come la sua famiglia sembra come se nulla fosse accaduto, come se i 20 anni di distacco non ci fossero mai stati. E diciamo che la cosa non le va molto a genio. Lei infatti dirà al regista che non vuole assolutamente recitare questo film, che vuole essere più vera possibile. Però diciamo che spesso si ritroverà a non capire quando la sua famiglia sta realmente recitando per il film e quando invece sta parlando, sta provando delle emozioni vere. Insomma, le urla, i pianti, le liti che verranno riprese da questo regista, quando sono reali e quando invece sono fittizie al solo fine di creare appunto il film. È sicuramente un libro che tratta di un argomento molto attuale. Come sapete, o se non lo sapete, è da una settimana che è stato ripresentato il Grande Fratello
approccio televisivo che confesso di aver visto le prime due edizioni, poi l'ho voluto abbandonare anche perché mi sembrava più il grande bordello più che il grande fratello. E io diciamo che non ci trovo nulla di istruttivo in tutto ciò, anche perché secondo me la realtà che vediamo nel grande fratello è del tutto artefatta, è del tutto fittizia. La differenza però fra lo show televisivo e quello che viene narrato in questo libro è che mentre nel Grande Fratello le persone che vi fanno parte sono state provinate ma hanno accettato loro, sono loro che volontariamente sono sottoposti a questa specie di gioco, qui invece la protagonista Sumi è costretta a farne parte. Lei non vorrebbe appunto recitare per questo film, lo fa solo per fare contenta la sorella, però veramente entrerà in profonda crisi. Dopo 20 anni che lei non vedeva la sua famiglia, ritrovarsela lì e non capire cosa è reale, cosa è show televisivo, cosa è film e cosa invece è vero, la metterà parecchio in crisi. A fine libro troverete due racconti brevi, In piena estate e Tra le correnti, che diciamo parlano entrambi di una sofferenza. In piena estate la sofferenza di una donna che diciamo non riesce a trovare un senso nella sua vita, e nel secondo invece la sofferenza provata da una bambina che si sente molto emarginata e si sente diciamo presa di mira dalla reginetta della classe. Lo consiglio vivamente perché è una lettura molto veloce, ma noterete come la narrazione è fredda, è cinica, è spietata. Il finale è un po' ambiguo, ma secondo me è comunque disarmante. Yumiri a me piace moltissimo come scrittrice, avevo già letto di lei Oro da pace, e dunque vorrei cercare anche di recuperare qualche altro libro, ma ho scoperto che sono gli unici libri che sono stati tradotti in italiano, quindi sarò per forza costretta a leggere dei libri in lingua. Dunque, se avete letto questo libro oppure se volete leggerlo e poi parlarvene, scrivetemi qui sotto nei commenti. Sapete che io sono sempre felice di avere diciamo un dibattito, un confronto, anche perché secondo me questi video sono proprio fatti per creare una interazione fra me e voi che mi guardate. Dunque io vi saluto, vi consiglio vivamente la lettura di Scene di famiglia di Yumiri e vi mando un bacio. Ciao ciao!